Oggi i funerali di Ari Schindler a Porto d'Ascoli, nella chiesa di Cristo Re, dove tre dovevano essere le amministrazioni comunali presenti con rappresentanti di rilievo e gonfaloni. Il problema è che invece ne era presente solo uno. Andiamo per ordine. Il comune di Anzio, che è protagonista dello sbarco nel gennaio 1944, dove si coprì di gloria Ari Schindler, non era potuto essere presente perché sciolto per mafia, e quindi il commissario non ha ritenuto doverosamente di poter mandare alcunché. Sono venuti tre rappresentanti del museo dello sbarco, i quali lodevolmente hanno portato una corona e sono stati presenti. Poi il comune di Ascoli, dove Schindler ha risieduto per alcuni anni, e di dove era la moglie di Schindler, la signora Sorrentino. E il comune di Ascoli è stato presente con un gonfalone e due vigili urbani. E poi il comune di San Benedetto del Tronto, che nel 2012 ha conferito la cittadinanza onoraria ad Ari Schindler, che però non era presente con il gonfalone, ma soltanto con un vice sindaco, Capriotti. E certo, la legge non obbliga i comuni a inviare gonfaloni ai funerali dei cittadini onorari, però Schindler non era un qualunque cittadino onorario, era un personaggio di livello mondiale e meritava la presenza di un gonfalone. Il comune di San Benedetto non ha ritenuto, adducendo come scusa che non è obbligatorio mandare gonfaloni a personaggi di questo genere. Noi dobbiamo rilevare questo perché giustifichiamo il comune di Anzio, perché ai noi sciolto per mafia, anzi per 'ndrangheta, ma non giustifichiamo però il comune di San Benedetto del Tronto. Un gonfalone poteva mandarlo, non avrebbe avuto alcun costo. Il commissario del comune di Anzio avrebbe dovuto affrontare delle spese per portare il gonfalone da Anzio a San Benedetto, ma le spese straordinarie i commissari non possono farle. Il comune di San Benedetto a Porto d'Ascoli un gonfalone ce lo poteva portare. Ma che vogliamo? Il comune di San Benedetto ha altro a cui pensare. Da lassù Ari Schindler avrà sorriso, si sarà divertito da questa, come la vogliamo chiamare, dimenticanza, e andrà ancora avanti insieme a tutti noi che lo penseremo sempre e saremo sempre con lui, e lui sarà sempre con noi anche per l'avvenire.